Abbiamo ascoltato il grande Vangelo che ci propone la liturgia questa sera. E siamo ancora al capitolo 18 del Vangelo di Matteo. Io spero che troviate il tempo per leggere tutto il capitolo 18 del Vangelo di Matteo a casa. Ci fa bene. Questo capitolo 18 è chiamato il discorso della comunione, il discorso che Gesù fa perché si possa mantenere l'armonia, la comunione all'interno della comunità, della famiglia, comunque ci troviamo a vivere. E questo discorso comincia con l'interrogativo che pongono proprio gli apostoli che stanno con lui: chi è più importante tra di noi? E Gesù, guardate che non è importante essere più grande. Colui che si fa servitore, chi serve l'altro è davvero importante. E poi mette un bambino in mezzo e dice: chi si fa piccolo come un bambino è il più grande nei regni dei cieli. Quindi siate disponibili al servizio, all'attenzione reciproca. Questo dice Gesù, se volete crescere come figli di Dio. E poi Gesù dice, racconta una breve parabola di un pastore che cerca le sue pecorelle, dice: Padre vostro desidera che nessuno si perda, nessuno, questo è il cuore, il desiderio di Dio Padre, che nessuno dei figli suoi si perda. E proprio per questo, subito dopo, Gesù dice: se un fratello sbaglia, lo dicevamo domenica scorsa, se il tuo fratello sbaglia, tu vai e fatene carico, correggilo per quanto puoi, se non ci riesci da solo, coinvolgi nell'amore, ma senza giudicare o condannare nessuno. Coinvolgi, fai una catena d'amore con due, tre fratelli, con la comunità. E se non siete capaci, pregate, dice Gesù, perché se state davanti a Dio e pregate, Dio può anche intercedere e cambiare anche il cuore del fratello. State davanti a Dio. E insomma, dopo che Gesù ha detto tutto questo, Pietro si sente un po', dice: ma certo, dobbiamo sempre correggere, aiutare, farci carico dell'altro. Allora Pietro, dicevamo nel brano del Vangelo, si avvicina a Gesù e gli dice: vabbè, dobbiamo fare tutto questo, però se il mio fratello commette colpe contro di me, offende me direttamente, io quanto volte lo devo perdonare? Gli dice Pietro. E per farla, per essere magnanimo, Pietro dice: fino a 7 volte. Già mi sembrava un numero abbastanza elevato, quello di dover perdonare 7 volte, no? E Gesù, per tutta risposta, gli dice: non dico fino a 7 volte, ma se fino a 7 volte 7. No, 70, fino a 70 volte 7, scusate, fino a 70 volte 7. Chissà un po' di matematica, cosa cosa vuol dire, è un numero infinito. Sempre bisogna perdonare. E per spiegare a Gesù che bisogna perdonare sempre, bisogna educarsi a far dono, questo vuol dire perdono. Per dono. Nella pura gratuità, come Dio è gratuito con noi e ci fa dono del Figlio suo, Gesù ce l'ha donato gratuitamente. E noi abbiamo fatto quello che abbiamo voluto. Hanno messo pure in croce. E stiamo attenti, perché Dio ci fa sempre dono di una provvidenza, di una presenza sua. Allora dice a noi: sempre dovete perdonare. E Gesù racconta una breve parabola per spiegare come bisogna perdonare. Ci parla di questo re, il regno dei cieli, è simile a un re che vuole regolare i conti, che chiama i suoi, qui si parla di re, quindi non sono gli schiavetti che chiama quelli che erano i suoi collaboratori, e qualcuno aveva imbrogliato bene, perché dice uno che gli deve: ci vediamo qual è la logica, come ti sei comportato negli affari. E questo gli doveva, dice qui il brano del Vangelo, 10.000 talenti. Guardate, io non sono studioso, 10.000 talenti è una cifra enorme. Gli studiosi parlano di 150 milioni di giorni lavorativi.
150 milioni di giorni. Immaginate quante volte, quante vite deve fare uno per recuperare tutti questi giorni lavorativi. Ebbene, questo cosa fa? Quando si trova di fronte a questo re, poi dietro la figura del re c'è il volto di Dio, viene chiamato il Kyrios, c'è il volto di Dio, gli doveva tutti questi soldi, e lui il padrone dice: beh, allora visto che non puoi pagare, vendetelo, lui, la sua famiglia, anche se non poteva restituirlo, comunque fatelo schiavo. E lui gli dice, questo servitore suo, si prostra a terra, si china e lo supplica, dice: abbi pazienza con me, allarga il tuo cuore, fai grande il tuo cuore, questo ti sta dicendo, fai grande il tuo cuore e quindi usami misericordia in un certo senso. E io piano piano ti restituirai, tu non potrai restituire, perché quanto tempo dovrebbe lavorare per restituire quella cifra, altri 150 milioni di giorni? E il padrone viene detto, il re, Kyrios, ebbe compassione. Non solo allarga il suo cuore, noi sentiamo queste parole in italiano, ma addirittura in greco, nel testo originale in greco, viene usato un termine che vuol dire che non solo allarga il cuore, ma allarga le sue viscere. Questa è la compassione. Di Gesù viene detto spesso, ebbe compassione. E con una mamma che allarga il suo utero per consentire al figlio di crescere nel suo utero e poi dargli la vita, consegnando alla vita, generando alla vita. Questo fa questo grande, questo Kyrios, questo Signore. Dietro questo Signore c'è il volto di Dio, che è davvero misericordioso, compassionevole. Ogni volta che ci avviciniamo a Lui, ci accostiamo a Lui, Lui non solo ci perdona, ma ci rigenera, come fa una mamma, che rigenera la vita e ci vuole sempre creature nuove. Questo è il corpo di Dio, questa è la passione di Dio che si è manifestata in Cristo Gesù. Guardate, Gesù, questo perdono di Dio lo ha espresso più volte con i suoi che non comprendevano, ma l'ha espresso con i peccatori, perché lui è venuto a cercare tutti. Lo esprimerà con Pietro. Pietro che ha chiamato lui stesso, che lo rinnega, e Gesù lo guarda con amore, col suo sguardo, lo rigenera, lo perdona e lo fa rinascere. Pietro scoppia in pianto e poi sarà capace di essere il testimone di Gesù. E anche lo stesso Giuda, Gesù non gli dice che mascalzone che sei, lo guarda con amore e gli dice: amico, lo chiama amico, con un bacio gli consegni, gli gradisci, ma non gli fa nessun rimprovero. Se Pietro, come fa, se Giuda, come ha fatto Pietro, di fronte allo sguardo di Gesù, Pietro è scoppiato in pianto e poi ha cambiato atteggiamento, se Giuda si lasciava coinvolgere, prendere dallo sguardo di Gesù, scoppiava anche lui in pianto, Gesù era lì per perdonarlo, non vuole condannare nessuno Gesù, e dalla croce dirà: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo è l'atteggiamento di Dio che si manifesta in Cristo Gesù. Ebbene, Gesù tutto questo lo consegna a noi e ci dice: come il Padre ti perdona, come io mi perdono. Guardate me, imparate anche voi a perdonarmi reciprocamente. Voi che Dio ci perdona nella pura gratuità. Noi siamo tutti poveri peccatori, sbagliamo tutti quotidianamente. Guardate, se ogni minimo errore dovremmo rispondere sempre con altre ripicche, ma sarebbe, e purtroppo è così a volte la vita. Purtroppo è così la vita, nelle famiglie, nel quartiere, nel vicinato. A una piccola mancanza bisogna rispondere. E qui cosa avviene? Che questo Signore che viene perdonato, appena esce, cosa fa? Incontra un altro che gli doveva
160 milioni di giorni lavorativi. Questa è una cifra, cioè una cifra, ma 100 giorni lavorativi. Questo era quello che aveva sentito. E quello fa le stesse cose, gli dice: allarghi il tuo cuore, abbi pazienza con me, ed io ti restituirò quello che mi devi. E invece quello, invece di fare come Chirios, che ha allargato anche le sue lisce, lui l'ha ristretto. Viene usato un verbo che si dice: si chiude in sé, chiude la sua vita e guarda solo se stesso e guarda con sdegno verso l'altro, e lo consegna perché venga condannato fin quando non abbia pagato tutto il debito. È interessante che c'è la comunità, il gruppo dei presenti, il gruppo della comunità che vede, che va a riferire al Chirios. Guarda che quello si è comportato così, e il Chirios lo riprende, il Signore lo riprende. Servo malvagio, gli dice, dobbiamo stare molto attenti, il Signore ci perdona sempre. E allora davvero dobbiamo guardare questo volto di Dio che ci perdona, perché noi siamo tutti debitori. Guardate, ogni giorno noi, spero che tutti preghiamo il Padre Nostro, e Gesù proprio nella preghiera del Padre Nostro ci ha insegnato a pregare: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, perdonaci come noi perdoniamo. Se noi non perdoniamo, poi pretendiamo che Dio ci perdoni. Dio ci perdona, però se noi non perdoniamo, noi restiamo col vagone dentro, con l'inferno dentro il cuore. E se non vogliamo essere tirati fuori da questo inferno, dalla mano di Dio, lui non può fare niente, perché siamo noi che ci leghiamo a questo abbraccio e a questa provvidenza di Dio. Allora davvero chiediamo a Gesù, noi che preghiamo ogni giorno il Padre Nostro, noi che incontriamo Lui, che Lui che ci perdona ci dia la gioia, guardando Lui, di sapere anche noi poi per le piccole cose che gli altri ci fanno, il Signore ci perdona tutto. Siamo tutti debitori l'uno con l'altro, non solo verso Dio. Allora chiediamo a Dio che ci dia questa gioia di avere un cuore largo, generoso, di non tenere un vagone dentro, una rabbia dentro che ci rovina l'esistenza, ci avvelena l'esistenza quando conserviamo la rabbia dentro, il rancore dentro, il desiderio di vendetta, ci rovina, ci avvelena l'esistenza, e ci avveleniamo con le nostre mani e chiudiamo il rapporto con l'altro. Ma questo, guardate, nel piccolo, nelle famiglie, nel vicinato, e poi anche nelle cose grandi può avvenire questo, insomma. Però davvero chiediamo a Gesù. È bello quello che ci ha fatto pregare questa sera il Salmo tra le letture: benedici il Signore, anima mia, ringrazia il Signore, anima mia, egli perdona tutte le tue colpe. È bellissimo il Salmo 103, pregatelo anche voi a casa. Guarisce tutte le infermità, mi guarisce il cuore, ti rinnova dentro se ti avvicini a Lui, salva dalla fossa, dall'inferno, la tua vita. Ma siamo noi che ci condanniamo all'inferno quando ci chiudiamo allo sguardo di Dio e allo sguardo dei fratelli. Ti circonda di bontà e di misericordia, di fedeltà, di tenerezza, di affetto. Questo è quello di volto di Dio. Allora, pregando il Signore, se preghiamo davvero, chiediamo a Lui che ci dia questa gioia di fare noi l'esperienza di essere amati, perdonati da Lui, e grazie a questo suo sorriso, a questa gioia che mette nel nostro cuore, chiediamogli di poter vivere un atteggiamento di perdono, di attenzione, di amore verso i fratelli. Se necessario ci riprendiamo reciprocamente, ma sempre con amore, come ci diceva Gesù domenica scorsa, in modo che possiamo creare davvero una famiglia dove ci si vuol bene, si costruisce insieme sotto lo sguardo di Dio.